Le sacre spoglie di Santa Maria Goretti lasciano la chiesa di San Matteo di Casalvelino per tornare nel santuario di Santa Maria delle Grazie e Santa Maria Goretti di Nettuno. La Santa Messa di ieri pomeriggio è stata officiata dal cardinale Renato Raffaele Martino. Per la seconda volta, se non erro, qui nella piccola culla che ha accolto il corpo di San Matteo Apostolo, questa volta ad accogliere invece il corpo della Santa Bambina, Santa Maria Goretti, un'iniziativa del gruppo di preghiera dei fedeli di San Matteo che si unisce a quello dell'anno scorso, quello che ha previsto l'arrivo della statua, quella itinerante della Madonna di Fatua, una bambina, una santa bambina che il cui ricordo mai come adesso è vivo, per quante donne vengono anche uccise, massacrate dalla mano maligna spesso dell'uomo. Eh sì, è proprio questo che il Papa Francesco ha indicato, Santa Maria Goretti come la protettrice delle donne perseguitate e magari anche uccise. E quindi è un fenomeno che non si esaurisce, che è sempre vivo e fa sempre molte vittime. E quindi è questo l'esempio di Santa Maria Goretti deve aiutare proprio le donne perseguitate, le donne martirizzate anche loro. Ecco, lei che è così vicino al Papa, soprattutto in questo momento, lei è stato anche insignito come protodiacono proprio dal Papa Francesco. Quale secondo lei è l'insegnamento più vivo in questo momento di grande smarrimento, non soltanto morale? È proprio questo che quanti fanno del male si convertano e si convincano che col male si produce solo male e non nessuna cosa di buono. Quindi è proprio questo appello alla bontà, al pentimento di quanto uno magari ha fatto e aiutare e non perseguitare le donne. Ecco, esempi come questi sono quegli esempi che aiutano ancora di più all'evangelizzazione, a portare la parola di Cristo in questa comunità, adesso più che mai anche un po', soprattutto quella cristiana, molto perseguitata. Sì, certo, è questo appunto. Si dice, ed è un fatto, che mai i cristiani nel mondo sono stati e sono perseguitati come adesso. Quindi è una realtà, ma i cristiani non si devono scoraggiare perché Cristo è con noi. Io ogni qualvolta propongo queste cose mi si riempie il cuore di gioia. Il cuore di gioia perché al di là di quello che, come dicevamo molto spesso, il valore storico-culturale che possiede questo luogo ha un valore spirituale immenso. Parliamo della custode del corpo di San Matteo Apostolo che diciamo è stato custodito per circa 600 anni in questa cappelletta, prima di traslare a Salerno. Ecco. Apostolo evangelista, l'importanza che ahimè dispiace, per molti anni non è stata data a questo luogo. Noi vogliamo recuperare il tempo perduto. Quindi
non voglio anticipare quello che saranno le prossime tappe, ma mi auguro, con la forza anche di chi mi sta vicino come gruppo di preghiera, del parroco Don Pietro Sacco, del nostro vescovo Ciro Miniero, e anche, mi pregio di dire, di Sua Eminenza il Cardinale Renato Raffaele Martino, che ha dato lustro e ha dato veramente un contributo enorme a questo luogo, a Casalvelino, con le due presenze, con le due celebrazioni. Una, come già avevamo ricordato prima, l'apertura di questo percorso della traslazione del corpo di San Matteo, avvenuta il 6 maggio del 2012, e oggi, grazie a Sua Eminenza, da poco nominato proprio diacono da Papa Francesco, in stretto contatto e, diciamo, validissimo collaboratore di Papa Francesco, per questo evento di Santa Maria Goretti. Cosa dire? Io vedo tutta una correlazione in questo disegno divino di Nostro Signore, e mi auguro che mi dia la forza sempre maggiore per far sì che qui diventi sempre più forte il richiamo della fede. Oggi ho notato una piccola cosa, ne parlavo con Sua Eminenza: nello stemma pontificio di Papa Francesco vi è l'emblema di San Matteo, un riferimento a San Matteo. Io non voglio fare voli pindalici, ma il desiderio mio più grande sarebbe quello di portare proprio Papa Francesco in questo luogo.